Allora, scusate, voglio darvi una notizia, una pessima notizia per tutti noi che abbiamo letto e amato Luis Sepúlveda, scrittore cileno molto molto importante. L'ha ricoverato da fine febbraio in ospedale a Oviedo dopo aver contratto il coronavirus ed è morto oggi all'età di 71 anni. A proposito di Sepúlveda, parlavamo di felicità all'inizio di questa nostra puntata e Sepúlveda era uno di quelli che diceva che la felicità è un diritto umano e diceva una frase meravigliosa che allo stesso modo in cui ho combattuto più che per l'idea di libertà, per non dimenticare che sono un uomo libero, quando difendo il diritto alla felicità lo faccio per non dimenticare che sono stato e sono immensamente felice. Mi sembra il modo migliore di ricordarlo con le sue bellissime parole, però dobbiamo sapere che attorno a noi stanno succedendo cose terribili, come la morte di un uomo come Sepúlveda, che avrebbe potuto ancora dare molto a noi tutti. Allora,